cari amici di Globus Television, siamo qui alla seconda giornata delle finali nazionali di beach volley al Lido Le Capannine, Catania. Sono in compagnia di Luigi Pulvirenti. Ciao Luigi. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Grazie all'invito. Parlaci un po' di questo grande evento. Beh, non è la prima volta per Catania, per le Capannine, l'organizzazione delle finali del beach volley con l'assegnazione dello scudetto maschile e femminile sono ormai una tradizione consolidata, è un appuntamento classico della fine dell'estate a Catania, anche perché la struttura si presta molto bene, è probabilmente una delle più qualificate in Italia per ospitare eventi di questo tipo, l'organizzazione funziona come un orologio svizzero, quindi davvero a Catania ci sono tutte le condizioni per ospitare sulla sabbia eventi del genere. Due grandi campioni e non solo, puoi parlarci proprio di questo? Lupo e Nicolà, immagino, sì, beh, li conosciamo tutti, abbiamo ancora davanti agli occhi la loro impresa l'anno scorso alle Olimpiadi e sicuramente impreziosiscono comunque un cartellone di partecipanti che è molto importante, tutte le coppie sono di buon livello e sicuramente sia oggi che domani non mancherà lo spettacolo. Sei stato tu ospite pure nella nostra trasmissione Calcionate? Sì, ieri sera come vicepresidente della messaggeria di Bacco Volley Catania, che è la squadra che quest'anno ha riportato la Serie A2 a Catania, che è un patrimonio della città, non soltanto nostro come dirigenza, e ovviamente in questa fase della stagione con l'attività agonistica è già avviata, ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione con la prima partita in casa che si disputerà domenica 24 settembre contro Massa Carrara al Pala Catania con inizio alle 16, ma sarà preceduta da un appuntamento molto importante domenica 17 settembre sempre al Pala Catania con inizio alle ore 18:30. Abbiamo deciso insieme alla FIBA provinciale, per questo ringraziamo anche il presidente Gambero per la disponibilità, di rilanciare il trofeo Abramo, che è un trofeo storico della pallavolo catanese dedicato alla memoria del padre della pallavolo catanese, l'indimenticabile professor Abramo, anima della Paoletti. Sarà per noi l'occasione per presentare la squadra alla città e assistere anche a una bella partita che ci vedrà protagonisti contro la banca di credito cooperativo Castellana Grotta che disputa la Superlega. In questa circostanza sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla nostra stagione, perché la campagna abbonamenti è ancora aperta, ispirata a un principio molto semplice, che è quello non di fare cassa ma di portare quanta più gente possibile al Pala Catania per consentire alla città di tornare a godere della pallavolo. I prezzi della campagna abbonamenti sono veramente super competitivi, ci sono offerte e promozioni per studenti, tesserati, famiglie, quindi davvero avete la possibilità di tornare in massa al palazzetto e di fare per la pallavolo catanese. Quindi non mancate sicuramente. Assolutamente, l'invito è esserci già a partire da domenica 17 settembre, fischio d'inizio alle ore 18:30 al Pala Catania. Un saluto per gli amici di Globus Television. Buon proseguimento a tutti sulle frequenze di Globus Television. Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte. Bene, abbiamo Adriano Bilato, che è il vicepresidente nazionale della Federazione Nazionale Volley. Allora, una manifestazione qui a Catania che praticamente già ha preso il volo, diciamo che siamo in fase di crescita. Sì, intanto devo fare i complimenti a Catania, a quanti hanno lavorato per arrivare qui a questa finale, in questa location stupenda che ormai da anni è praticamente la sede della nostra finale del campionato italiano. È consolidata, diciamo. Esattamente. È un campionato italiano quest'anno importante. Io lo considero un campionato finalmente con la C maiuscola, perché abbiamo messo importanti risorse, abbiamo tutte le 6 tappe sono state svolte in maniera egregia praticamente in tutta Italia, con la soddisfazione sia di atleti, di organizzatori e anche e soprattutto grazie a Fox, che ha portato nelle case questo il beach con le semifinali e le finali in tutte le tappe, ha portato questo meraviglioso sport in tutte le case degli italiani. Un ringraziamento va anche agli sponsor che hanno creduto quest'anno
in questo meraviglioso sport a Samsung e soprattutto a Armani, e quindi io non posso che essere soddisfatto e voglio veramente ringraziare Fabio Galli e gli uffici Beach che in pochi mesi hanno messo in piedi questo fantastico campionato italiano. Ecco, diciamo oltretutto che i valori in campo sono di tutto rispetto. Sì, oggi per la finale abbiamo veramente il top delle coppie italiane e non solo italiane, abbiamo qui i nostri Nicolai e Lupo che sono appena reduci dal campionato, dalla vittoria del campionato europeo, oltre a quella splendida medaglia d'argento alle Olimpiadi, e quindi cosa possiamo aspettarci di più qui a Catania? Abbiamo proprio veramente il massimo di tutto. Comunque diciamo che la federazione in questo senso si è veramente spesa tanto. Sì, come dicevo prima, quest'anno abbiamo veramente investito tantissimo sul campionato beach, ci abbiamo creduto, abbiamo portato addirittura un aumento del montepremi di circa il 65% rispetto a quest'anno, a dimostrazione della volontà che ci crediamo su questa veramente meravigliosa disciplina. Bene, grazie mille e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi. Con l'allenatore delle Bacco Messaggerie, Gian Pietro. Ciao Gian Pietro. Ciao, buonasera a tutti. Vi aspettiamo numerosissimi. Ci abbiamo tante cose da fare. Una stagione straordinaria per noi, ma credo anche, spero, per tutta la città. Ci siamo impegnati tanto per farla. Parliamo un po' di questo grande evento qui alle Capannine, i tre giorni. Questo è un evento che ormai si ripete, questo è il quarto anno. Per fortuna o per sfortuna, non so, siamo sempre legati a questo evento, nel senso che è una cosa straordinaria. Quest'anno per me non è andata benissimo, io seguo una coppia che negli anni ha avuto grandi soddisfazioni dalle Capannine, dalla finale del campionato italiano, sono Paolo Ficosecco e Gianluca Casadei, che quest'anno non sono riusciti ad arrivare all'ultimo step. L'inno d'Italia l'anno scorso l'abbiamo sentito noi sul campo centrale, 2 anni fa pure e 3 anni fa anche, però quest'anno non ce l'abbiamo fatta. C'è un po' di sconforto quindi? No, assolutamente no, si riparte, poi tra l'altro c'è un impegno straordinario che è quella della stagione invernale che è già iniziata da un mese, perché i ragazzi ci stiamo allenando già da un mese, perché la stagione che dobbiamo affrontare è molto impegnativa e quindi abbiamo già messo in moto tutta la macchina che ci porterà alla prima di campionato al Pala Catania, che è la nostra casa della pallavolo, il 24 settembre contro Massa. Ma una cosa importantissima è che il giorno 17 faremo la prima uscita in casa con il Castellana Grotte, squadra che milita in Superlega, per iniziare la stagione e dare un caloroso abbraccio ai ragazzi che inizieranno questa nuova avventura in A2, speriamo di essere abbracciati dall'intera città. Ricollegandoci all'evento di oggi, cosa ne pensi delle grandi campionesse? Io ho avuto la fortuna di allenare anche delle grandi campionesse. C'è un ricambio generazionale molto importante che si vede ed è lampante, e si vede anche un gran lavoro da parte di tutte le scuole di beach volley, e tutto il beach volley inteso come movimento di base. Al maschile credo che ormai siamo stazionari a livello internazionale tra le prime coppie del mondo, fatto sta insomma che adesso la finale che si sta disputando in questo istante, che è appena iniziata sul campo centrale, potrebbe essere tranquillamente un quarto di finale di un mondiale. Natale Aiello, ciao Natale. Buon pomeriggio. Sei il presidente delle Bacco Messaggerie. Sì, presidente della Volley Catania promossa in Serie A2 la scorsa stagione. Grande evento oggi, cosa vuoi dirci a riguardo? Questo sicuramente è un grandissimo evento, targato appunto FIBAB Catania, per penso che sia il quarto anno consecutivo in questo splendido comunque beach center delle Capannine,
davvero comunque un posto che si presta alla perfezione a questi grandi eventi. In qualità di presidente, di cosa ti occupi nello specifico in questo contesto? Noi abbiamo fatto il nostro stand per quanto riguarda la campagna abbonamenti della messaggeria Bacco, appunto, che giorno 17 settembre inizierà la stagione, diciamo, ufficiale con il trofeo Abramo che si disputerà al Palacatagna contro la New Mater Castellana Grotte, una società di Superlega. Sarà appunto un appuntamento da non perdere per l'inizio della stagione, il ritorno del grande volley a Catania con una squadra appunto di Superlega. Noi abbiamo fatto qui lo stand per la vendita degli abbonamenti e adesso sono soltanto spettatore di questa finale. Come sono andati questi abbonamenti per il momento? Diciamo che comunque ancora non sta proprio decollando tantissimo, ma sono convinto che con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione sicuramente migliorerà la situazione. Capisco il momento, capisco le vacanze, le ferie, l'estate, e quindi però mi aspetto molto, molto dalla piazza di Catania, molto dagli appassionati del volley, perché solo grazie a loro noi possiamo portare avanti il nostro progetto, un progetto che comunque anno dopo anno ci sta regalando e sta regalando al popolo del volley grandi soddisfazioni, ed è sempre un progetto sempre più ambizioso, cerchiamo sempre di migliorarci. Quest'anno la Serie 2 è un campionato davvero molto tosto, il primo anno per la nostra società, speriamo che tutto vada a meraviglia. Con Nico Antonicelli, ancora una volta, l'allenatore della nazionale di beach volley. Buongiorno a tutti. Dietro di te lo sponsor Emporio Armani, questo connubio moda e sport? Secondo me è la perfezione. La perfezione, siamo felicissimi che ci sia questo doppio impatto a livello sia di immagine che effettivamente anche proprio di come tipo di visione, perché un po' questo marchio si lega perfettamente secondo me col beach volley. E bene che finalmente ci sia un brand così importante che si sia legato al beach volley in Italia, ci rende la vita un po' più facile, insomma, è più facile conoscerci. Armani, made in Italy, internazionale poi, in tutto il mondo. Sì, infatti, cioè, adesso che il beach volley italiano finalmente ricopre un suo ruolo di tutta importanza nel mondo, con questo connubio con Emporio Armani, diciamo che è un po' come dire che l'elite si sposa con l'elite, grazie anche ai risultati che abbiamo fatto. Quindi secondo me noi siamo orgogliosissimi di indossare la maglia italiana, se è logata Emporio Armani è ancora più un motivo d'orgoglio per noi, insomma. Esatto, quindi il fashion si sposa alla grande, alla perfezione, con lo sport di livello. Mi sembra di sì, lascio insomma dire agli altri quello che ne pensano, ma secondo me sport, comunque questo sport in particolare, che comunque nell'immaginario collettivo, come già dicevo, è legato a un'attività sportiva libera, comunque col mare, il mare, all'aria aperta, credo che sia comunque perfetto, sia il connubio perfetto. Infatti, quali migliori testimonial se non gli sportivi pallavolisti, con dei fisici atletici? Beh, effettivamente pallavolisti noi siamo dei beacher, in realtà è molto simile, ma siamo dei beacher, secondo me forse proprio per questo è scattato qualcosa in questo nostro nuovo sponsor, che ha deciso che i nostri atleti potessero essere in qualche modo rappresentanti di uno stile italiano di cui possiamo farci vanto alla fine, no? Insomma, adesso anche con i risultati, quindi meglio così, siamo felicissimi, insomma. Speriamo che sia più lunga possibile questo connubio. Una passerella sulla spiaggia, quindi? Una passerella nel mondo, non solo sulla spiaggia, una passerella nel mondo. Direi che fortunatamente possiamo dire di portare il nostro brand, sia sportivo che come sponsor tecnico, nel giro del mondo con molto orgoglio. Quindi siamo veramente felici di questo.